E buonasera amici shortatori e ben liquidati a tutti quanti. No, oggi mi ero promesso di iniziare così e alla fine l'ho fatto, però non posso alterare il mio saluto iniziale, quindi buonasera amici cripto investitori e ben ritrovati a tutti quanti in questa giornata che finalmente volge al verde. Dopo tanto tempo che eravamo lì annoiati, non ci si muoveva, lateralità, dump, solo notizie negative, insomma niente di positivo, niente di bello, finalmente un po' di scosse, lato domanda. Le riceviamo, scosse che sono state innescate, come saprete, come immagino sia, perché poi lo si immagina, non si sa mai se è davvero quello o è altro che innesca il mercato, ma la notizia del potenziale ingresso in gioco, in partita da parte di Amazon, sicuramente ha dato una bella botta, una bella spinta. Mi chiedo se sia stato davvero quello, perché la notizia non è fresca di oggi, è uscita ieri, insomma, a cavallo, mi pare tra ieri e l'altro ieri. Tuttavia, appunto, il pump è concentrato oggi, quindi qualcuno ha detto, ma è perché? Perché il mercato asiatico si è svegliato con questa notizia, ha pompato liquidità. Qualcuno dice non c'entra nulla perché comunque è ancora da verificare. Vediamo. Fatto sta che partendo da, guardate, il grafico settimanale, visto che comunque abbiamo chiuso la settimana, vale la pena partire da qui. Finalmente c'è un po' di botta di vita anche su un time frame come questo. Perché, insomma, fino a poco fa c'erano movimenti talmente microscopici che noi sì andavamo a vedere sul daily o sull'intraday dicendo sì, guarda, c'è un pump, c'è un movimento, li abbiamo recuperato un livello, ma poi guardavi da un punto di vista macroscopico e il grafico era veramente defunto. Invece, guardate come abbiamo chiuso la settimana precedente, questa settimana domenica. Abbiamo, dopo una candela che ci aveva fatto perdere un supporto importante, ovvero i 34.600, questo livello qua, l'abbiamo recuperato con una candela che è veramente una delle candele più bullish che abbiamo mai visto nell'ultimo periodo. Candela che vede una shadow che va a pescare di nuovo dal pool di domanda qua sotto. Assorbito perché dopo la pesca è entrata in gioco la domanda che ha spinto, 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 concludendo con un engulfing bullish più recupero del livello di supporto stesso. E quindi chiusura settimanale pazzesca. Nelle scorse live, infatti, avevamo detto che era addirittura un potenziale setup long, una chiusura del genere. A seguire, follow up inizio settimana non potrebbe essere migliore neanche lui, perché guardate, candela verde, adesso qui non fate caso a questa shadow perché è il grafico dei perpetual di Binance e ci sono state giusto un paio di liquidazioni, giusto due stop loss che sono saltati. Siamo arrivati fino a 48.000, pensate voi, ma soltanto sui perp di Binance. Se andate a vedere lo spot o andate a vedere altri mercati, non ci siamo arrivati, quindi ripeto, sono quelle follie, quelle anomalie dei mercati più liquidi, più speculativi e un po' più aggressivi. Ecco, comunque la cosa che volevo dire è che la settimana attuale, adesso oggi è lunedì, quindi ancora lunga, però ha aperto in uno dei migliori dei modi possibili, perché follow up di domanda, attacco diretto a quella che è la prossima resistenza e quindi adesso insomma c'è un po' da scrivere la storia, nel senso c'è un po' da decidere se andremo a continuare questo rimbalzo, questo tentativo di assalto alle resistenze che avevamo perso durante il dump, oppure se diventerà un fuoco di paglia destinato a spegnersi nel giro di poco. Io di solito cerco sempre di tirare un freno, di dire non esaltiamoci troppo fin tanto che non ci sono dati più certi del movimento in essere, perché oggi vedo un po' tutti bullish, è vero, è bello, ci si sente bene, no? Vedere un po' di candele verdi dopo tanto tempo. Però non dimentichiamoci che siamo ancora in una situazione di questo tipo, quindi abbiamo il nostro blocco laterale, range, in cui ci troviamo ancora al suo interno e guardate, la direzionalità è ancora ribassista, quindi permettetemi di fare il guastafeste. Questo è un inizio, uno dei migliori inizi che potevamo chiedere, ma si deve ancora propagare se vogliamo vedere un effetto un po' più a valanga, un po' più a palla di neve, più su larga scala. E perché no, più duraturo. Quindi, alla fine della live di oggi, come al solito, andremo a vedere un po' più da vicino i grafici con anche il time frame giornaliero, qualche analisi un po' più completa. Per
Nel frattempo io vi ho preso come al solito un paio di notizie da condividervi e poi lascio lo spazio a voi. Oggi avevo in mente di fare tutto rapido la parte notizie e lasciare più spazio a voi perché immagino che un paio di domande ce le avrete. Vediamo un po'. Allora, io metto già sul daily, quasi quasi, così ce lo teniamo qua dietro, che qualcuno diceva oggi voglio il pump in diretta, vediamo se rompiamo i 40.000 in diretta, sarebbe anche questo un primato, lo cerchiamo sempre, cerchiamo di evocarlo sempre il pump in diretta, ma lui non ci si fila di striscio. Allora, iniziamo proprio con la notizia di Amazon, che tra l'altro non ho nemmeno, dunque aspettate, non ho nemmeno tenuto l'articolo qua. Bene, bravo, ditemelo, bravo, complimenti, così si fa. Aspettate che adesso ve lo vado a recuperare, però, nel frattempo io parto con le altre notizie, mentre recupero l'articolo. Allora, vi ricordate Aave Pro, la piattaforma versione istituzionale di Aave, quindi la piattaforma DeFi, Aave la conosciamo bene, piattaforma di lending, che doveva aprire, se ne era parlato già un paio di volte, che doveva aprire a una clientela di tipo istituzionale. Ovviamente per poter aprire una piattaforma come Aave, una piattaforma DeFi, guardate che multitasking, tra l'altro nel frattempo vi sono andato a recuperare l'articolo, per aprire una piattaforma come Aave a una clientela istituzionale c'è da introdurre degli elementi di CeFi, tra virgolette, come KYC, come i controlli sugli address, la liquidità che deve provenire da fonti conosciute e tutte cose di questo genere per motivi in primis di antiriciclaggio. Sapete bene che se un fondo vuole investire in una piattaforma come Aave, un fondo regolamentato magari in un paese come gli Stati Uniti, dove ci sono dei paletti ben definiti, non può farlo così a caso, nel senso non è che può dire bene io ho investito in DeFi e poi quando gli chiedono sì ma spiegaci un po' bene, cioè fai una reportistica, non è che può dire sì guarda ho usato questo address, ho depositato su, in parte su Curve, in parte su quest'altra piattaforma e uno dice sì ok va bene ma cioè chi è che me lo garantisce, sì è vero tu mi puoi dire che hai usato questo address, la blockchain è trasparente, le transazioni le vedo, però serve appunto una procedura di KYC di quegli address di partenza e del capitale che si va a utilizzare nei pool. E quindi questo è l'obiettivo di queste piattaforme DeFi istituzionalizzate che secondo me saranno un trend che alla fine a noi tocca fino a un certo punto perché saranno proprio separate. Sono delle DeFi permissioned, come si suol dire, quindi decentralizzate fino a un certo punto perché comunque la governance è sempre in mano ai token holder di Aave, per l'esempio di Aave, però ci sono quegli elementi di centralizzazione come KYC, verifiche di identità, controlli di capitali e quant'altro. Si chiamerà ARC, la piattaforma che doveva inizialmente chiamarsi Aave Pro, e sarà online a detta del fondatore, del CEO di Aave, nelle prossime settimane. E quindi niente, ve lo volevo solo dire, ripeto, non penso ci sarà un impatto particolarmente importante sul mercato, però è progresso anche questo. Espandere la DeFi al mondo istituzionale era un qualcosa che aspettavamo tutti da un po', perché è anche uno stress test per il mondo DeFi, nonché un, come si dice, anche una legittimazione a mio parere della DeFi stessa. Diranno ah bene guarda funziona, capisco bene com'è, e non diranno più la DeFi cos'è, una bolla, rendimenti impossibili, non hanno senso, questo tema qua. Allora ecco, ci siamo, Amazon l'ho recuperato dal mio profilo Instagram, che adesso non so se mi seguite, non mi seguite, come saprete se mi seguite il mio profilo Instagram è dedicato un po' all'informazione di carattere generico perché magari a qualcuno non interessa il tecnicismo, il trading, l'analisi del grafico, allora qua pubblico un po' di notizie, domande veramente dedicate a una persona che vuole rimanere informata semplicemente senza perdere troppo tempo. Io vi condivido il link qua nella nostra chat e via che si parte. Eccoci. E niente, qua avevo pubblicato oggi l'articolo, proprio un post dedicato al discorso Amazon. Secondo un insider di Amazon, apparentemente l'azienda, il colosso, è alla ricerca di
una persona specializzata nel settore delle cripto, questa è una certezza perché l'annuncio di lavoro è emerso, è stato pubblicato sulla loro piattaforma, quindi è ufficiale. La cosa ancora non ufficiale è questo rumor dell'insider che dice che questo annuncio è finalizzato a un progetto che sta prendendo piede e ormai è in fase di completamento, perché si parla veramente di un qualcosa in arrivo nell'immediato, addirittura entro fine anno, si specula. Questo progetto sarebbe innanzitutto l'accettazione di crypto Bitcoin in primis, e poi si parlava, aspettate che ve lo dico, di Ethereum, Cardano e Bitcoin Cash, vabbè, giusto per capitalizzazione, immagino. E però non sarà tutto qua, perché l'insider ha detto che non è semplicemente un accettare le cripto come sistema di pagamento, ma le cripto diventeranno parte integrante del business model di Amazon. E questo vedrà anche la creazione di un token di Amazon, una coin di Amazon, che sarà una sorta di punto fedeltà, immaginatelo così, che verrà dato agli acquirenti, non so su che base, in che modo, presumo, non so, ogni tot di spesa, ci saranno magari delle promo, alcuni articoli daranno più coin e così via, e poi saranno utilizzabili. Ma la cosa bella e interessante è proprio che questo nuovo programma fedeltà, tra virgolette, sarà uno dei pilastri dell'innovazione di Amazon nel prossimo periodo. E quindi questo ha scosso molto, perché insomma già l'accettazione di cripto come metodo di pagamento ha un effetto wow non da ridere, e una cosa di questa portata, caspita, io sto iniziando a fantasticare, a pensare che cosa davvero vedremo e dove si potrà arrivare. L'unica cosa che spero veramente con tutto me stesso è che non cominciamo a giocare come con Tesla: bene, li accetto, no, non li accetto, sì, adesso li riaccetto, no, non li accetto più, no, inquinano, non inquinano, mi piacciono, non mi piacciono. Mi auguro veramente che Jeff almeno se ne stia un po' più buono di Elon, ok? Bene, questa era la notizia quindi del giorno. Poi, notizia negativa che però apparentemente non ha scalfito minimamente il mercato. I dirigenti di Tether, stando a Bloomberg, a un articolo di Bloomberg, sono sotto indagine da parte del Dipartimento di Giustizia, il DOJ, Department of Justice americano, che sta cercando prove di una possibile frode bancaria, nel senso di una possibilità secondo la quale non ci sono state delle dichiarazioni esattamente corrette e trasparenti tra Tether e alcune banche con cui ha avuto dei rapporti lavorativi. Sapete bene come funziona: le banche gli gestiscono e gli fanno le transazioni comunque di dollari, perché Tether è collateralizzato da dollari o equivalenti o asset equivalenti. Alcune banche apparentemente hanno ricevuto comunicazioni non del tutto trasparenti, non del tutto corrette, allora stanno un po' guardando su quello che è successo. Attenzione, facciamo subito un disclaimer gigante: non è un'accusa, non è successo nulla, quindi non è che Tether è illegale, Tether chiude, Tether collassa, devo vendere tutti i Tether. Tranquilli, non succede niente per il momento, è solo un'indagine di routine, nel senso è una cosa che è più che normale. Tether, anche lei, caspita, è un'azienda. Quanti Tether ci sono in circolazione? Quasi 100 miliardi ormai, stiamo parlando veramente di un ammontare di denaro importante, ed è giustissimo che vadano a fargli le pulci, a controllare che lavori bene, che sia collateralizzato e tutto quanto. Io vi dirò di più, io non vedo l'ora, vi giuro, non vedo l'ora di leggere che faranno gli audit a Tether, che troveranno che è collateralizzato, che non ha niente fuori posto. Io penso, nel mio piccolo sto iniziando a pensare che andrà a finire così prima o poi, perché adesso stiamo andando in una direzione dove tutti si vogliono regolamentare, vogliono agire nel corretto: Binance, gli exchange, FTX, adesso poi parliamo anche di questo, e anche Tether. Cioè Tether è un colosso, è gigante, 100 miliardi di dollari, e quindi ok, è collaborativo, dice, noi collaboriamo con la giustizia, collaboriamo con la vigilanza finanziaria, facciamo tutto per bene. Io non vedo l'ora che escano quelle notizie positive per poterle sbattere in faccia ai detrattori di Bitcoin, le cui uniche cose contro Bitcoin che gli sono rimaste da dire è:
Tether, stampa moneta, è finto, non esiste. Oppure cos'altro c'è? Non lo so. C'era il mining in Cina, adesso non c'è più, non possono più dire niente su quello. L'inquinamento, prima o poi non potranno dire più niente neanche su quello. Li stiamo smontando uno a uno. Io non vedo l'ora, ripeto, che anche sta cosa di Tether si sani, ci siano più tranquillità e così al diavolo veramente i detrattori. Tether ha risposto, tra l'altro, a questo articolo in risposta molto eloquente, come potete vedere, sono logorroici in Tether. E no, scherzi a parte, dicevano che semplicemente è stato un po' un articolo clickbait questo, e c'è uno sforzo continuo per screditare Tether, c'è un po' questa fad, no, nei confronti di Tether in continuazione, e dicono che hanno sempre un dialogo aperto con tutti i dipartimenti di giustizia, di vigilanza finanziaria, eccetera, e vogliono essere trasparenti e collaborativi. Quindi questa è un po' la direzione che le cose stanno prendendo. Bisogna sempre prendere con le pinze queste notizie, è giusto leggerle, riportarle, guardare una fonte e l'altra, quindi sempre guardare i due punti di vista, non solo quello di Tether, che ovviamente parlerà sempre a suo favore, ma neanche quello di chi parla sempre e solo a sfavore. Bisogna cercare, ecco, di spaziare un po' con le fonti, avere un po' una panoramica completa sull'accaduto. Quindi giriamo la pagina Tether, poi cosa abbiamo qui? Star Terra. Allora, sempre per parlare di Terra, Luna, l'ecosistema Terra, insomma, che mi è molto caro ultimamente, lo sto seguendo, nonché usando. Star Terra è una piattaforma di... viene definito un launchpad gamificato. Launchpad è una piattaforma di vendita iniziale di token, in sostanza. Gamificato perché... fa figo probabilmente, cioè, insomma non ho ben visto ancora come funziona, ma di fatto è appunto una piattaforma di launchpad, vendita di token, più token loro possiedi e più hai dei vantaggi, insomma, sulle varie vendite. Comunque non volevo shillarvi il progetto perché non l'ho neanche ancora approfondito, l'unica cosa che vi volevo condividere è che ci sarà un airdrop dei loro token, un airdrop iniziale dei token STT, che è il token appunto di Star Terra, e sarà distribuito stavolta non agli staker di Luna, ma ai borrower su Anchor Protocol. Quindi, se avete... aspettate che ci andiamo. Anchor Protocol. Borrow. Se in sostanza avete collateralizzato dei Luna, quindi sapete Luna, Bonded Luna, Borrow di UST, che adesso è un po' calato l'APR perché c'è veramente tanta tanta domanda lato Borrow. Tuttavia, se fate parte di questa fazione, i borrower, e avete quindi una posizione aperta di borrow su Anchor, avrete questo airdrop. Non so ancora bene le tempistiche perché non le ho viste, non le ho lette, non ho avuto molto tempo, ma more info to come, ok? E poi c'è anche un airdrop a sorpresa, così, per chi al momento è fuori dall'ecosistema Terra, probabilmente per andare a fare un po' di engagement anche al di fuori. Comunque, attenzione perché... airdrop di sicuro a caval donato non si guarda in bocca. Poi regolamentazioni, continuiamo sul topic regolamentazioni. Allora, in coro praticamente sia CZ, quindi Binance, che il nostro SAM, quindi FTX, hanno tirato via le leve superiori a 20 per. Non so se vi ricordate il discorso di quelle pulci che hanno un po' fatto a Binance nell'ultimo periodo, no? Dicendo che offriva dei servizi finanziari che non poteva offrire, sono andati via gli stock token, che era la roba su cui avevano un po', diciamocelo, pisciato fuori dal vaso, perché insomma sono andati ad attaccare un mercato che tira fuori dei poteri forti, cioè il mercato azionario. Se ci iniziava a mettere le mani Binance aveva scomodato un po' di persone, e adesso sembra, avevo letto da qualche parte, proprio quando si parlava di futures e stock token, che un'altra cosa che non si poteva fare era proprio delle leve particolarmente alte, perché in Europa, ad esempio, le normative impongono una leva massima, non so se a 20 o 30 per, non mi ricordo, è scritto nel MiFID, nelle direttive del MiFID. E quindi oggi, tac, in sincrono, CZ e SAM hanno imposto leva massima 20 per. CZ la limita ai nuovi utenti, e l'ha iniziata a limitare in realtà 7 giorni fa, non lo sapevo, non me ne ero neanche accorto, e un po' alla volta dice che lo limiteranno anche agli utenti esistenti.
ragazzi, cioè, ci sta, nel senso, usare leve superiori a 20 per, io non credo di aver mai usato più di 5 per o 6 per, proprio per quei trade intraday dove devi mettere lo stop strettissimo, ma altrimenti è veramente un suicidio finanziario utilizzare leve così alte. Quindi sono solo più contento, perché anche avremo meno movimenti folli, magari meno liquidazioni, è un mercato un po' più sano da quel punto di vista lì, se no diventa veramente una follia, un delirio. E bene, quindi questo è l'altra cosa. Ultima cosa, il nostro CZ ha rivelato a un'intervista che punta all'IPO, ma non con Binance.com, ma con Binance US, che è il ramo statunitense, è quello un po' più trasparente da un punto di vista delle regolamentazioni e delle normative, di come è strutturato e quant'altro. Infatti, leggendo un po' questo articolo, dice che è un'idea ancora, devono ancora valutarla, farla e quant'altro, quindi non è una cosa che accade dall'oggi al domani, ma hanno intenzione appunto di puntare a quello, imitando ad esempio Coinbase e Kraken, che anche lui ha intenzione. Compliance, allora qua è interessante questo paragrafo, perché CZ dice che il mondo cripto al momento è molto regolamentato, relativamente molto regolamentato. Cosa vuol dire? Vuol dire che, come ben state vedendo, ci stanno iniziando a mettere il naso, a cercare di dire si fa così, 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 tu hai esagerato, statene buono, se no ti veniamo a prendere, eccetera. Ci sta, ci sta, ci sta. E Binance quindi dice, CZ, che stanno cercando di migliorare proprio lato compliance. Loro dicono stiamo assumendo molte persone che provengono dal settore della finanza tradizionale, proprio dal ramo della compliance, per migliorare la comunicazione tra Binance e i regolatori. Addirittura stanno cercando un nuovo CEO di Binance, è grossa sta cosa, un CEO con un very strong regulatory background, mi sono impappinato, ma il senso è una persona che abbia esperienza nel campo delle regolamentazioni e che possa portarla in Binance, che è un po' un first mover in questo senso, un exchange così grosso, così strutturato, che di punto in bianco deve mettere in gioco delle normative di compliance ben definite. E poi dicono che una volta che avranno, si saranno strutturati per bene e quant'altro, punteranno alla IPO. Vediamo, sta di fatto che non si fanno più le cose un tanto al tocco, come si dice dalle mie parti, ma adesso c'è un po' questa tendenza a voler fare le cose per bene. Io ne sono estremamente contento, credetemi. Questo è quanto. No, un'ultima cosa in realtà, guardate lo guardiamo dal mio account di Twitter. In realtà vi volevo condividere, non so se l'avete letto, che Vito Lops, che è un giornalista del Sole 24 Ore, che a me piace un sacco perché è uno dei pochi all'interno della redazione del Sole che ha voglia di informarsi, studiare bene, guardare cosa vuol dire un topic inerente alle cripto e soprattutto parlarne con cognizione di causa, non soltanto dire Bitcoin, traffico, riciclaggio, mercato nero e così via. E insieme a me abbiamo scritto, cioè io insieme a lui, lui insieme a me, in realtà l'articolo è suo, io ho partecipato, abbiamo scritto un articolo sulle shitcoin. Sapete che la guerra alle shitcoin ormai io ce l'ho veramente nel cuore, e quindi io spero che raggiunga più persone possibile. Abbiamo parlato di Safe Labrador, cioè spiegando quanto è facile creare una shitcoin riportando proprio quell'esperimento. Mi ha fatto un certo effetto vedere, parlare di Safe Labrador sulla versione cartacea, tra l'altro, del Sole 24 Ore. Niente, era di ieri, quindi non so se qualcuno di voi l'ha letto, ce l'ha, conservatelo perché varrà come il The Times un giorno, quello del Genesis Block di Bitcoin. Ovviamente sto scherzando, però vabbè, giusto per ridere. Adesso basta, perché tocca a voi, vi do un po' la parola a voi, altrimenti qua parlo solo io. Allora, partiamo come sempre dall'alto. Allora, prima avevo visto in realtà una domanda a cui voglio rispondere, perché in realtà adesso è stata subissata, era una delle prime, però vi rispondo. Ma avevate chiesto cosa ne pensi del fatto di Uniswap, di quello che è accaduto con Uniswap. Non so se avete recepito la notizia, ma Uniswap ha pubblicato, cioè Uniswap Labs, che è quell'azienda che gestisce il front end di Uniswap. Come funziona Uniswap? Dietro agli smart contract, ok, quindi quella parte decentralizzata, davanti c'è il front end, quindi se voi andate su app.uniswap.com accedete al front end
e da lì accedete agli smart contract. È un po' la porta d'accesso, no? Il mezzo con cui si interagisce con il back-end, che invece sono gli smart contract. Dal front-end, che è quella componente più centralizzata, se vogliamo, di Uniswap, perché è gestita da Uniswap Labs, sono stati oscurati alcuni pool. Pool contenenti ad esempio gli M-Asset, che sono gli asset di Mirror, le stock tokenizzate su Mirror. Non solo, perché c'erano anche altri asset che non ricordo, forse quelli di Synthetix e qualcos'altro. Insomma, il motivo, come al solito, è la paura da parte di Uniswap Labs dei regolatori, che quindi hanno voluto prevenire e dire: ascoltate, io me ne lavo le mani, ne rimango fuori. Hanno oscurato gli stock token e altri asset un po' borderline dal loro front end, ma attenzione, rimangono nel back end, quindi o utilizzando altri front end, non so se esistono di Uniswap, ma sicuramente immagino di sì, oppure interagendo direttamente con gli smart contract, i pool ci sono ancora, non è che sono scomparsi. Dal front end app.uniswap.com.org, non mi ricordo qual è, non attenzione al phishing, mi raccomando, e non ci sono più. E quindi qualcuno ha detto: Uniswap è centralizzato perché hanno oscurato gli asset senza neanche fare la votazione con la governance. È vero, nel senso, c'è una componente di centralizzazione, ma nel front end, quindi non è che è cambiato il protocollo, cioè il protocollo di Uniswap è sempre lì immutabile con la sua governance e quant'altro. Il front end è una parte invece più centralizzata, ma non vincolante, cioè non è obbligatorio utilizzare quel front end lì. Niente, ve lo volevo soltanto dire. Quindi ora possiamo partire con le altre. Ci sono tutti i presupposti per essere una bull trap. Allora, come mai? Beh, adesso vedo che più che pump in diretta, vedo che sta un po' ritracciando. No, ma non è vero, dai. Perché è bull trap? Non so, dai. Per ora è presto per chiamare la bull trap. Io adesso farei quasi un bel sondaggiozzo. Che cosa ne dite? Così mi dite cosa ne pensate voi. Intanto vado avanti a leggere. Ciao Luca, ma un video di spiegazione per tradare le cripto su Binance o un'altra piattaforma? Mia, ne ho fatti mille. Se tu vai a vedere, ho fatto un tutorial di Binance che dura tre quarti d'ora, quindi te lo guardi prima di dormire, sei sicuro che alla fine non ci arrivi perché ti addormenti prima. No, scherzi a parte, ne ho fatti tanti di video sul trading, quindi puoi cercarlo. Ciao Luca, ma quando vedremo le prime DeFi app su crypto.org? E adesso stanno aggiornando la loro blockchain alla versione che si chiama Kronos, se non ricordo male, e sarà compatibile con l'Ethereum Virtual Machine, quindi poi ci sarà il porting inizierà il porting della DeFi anche lì, e lì ci sarà, secondo me, da divertirsi parecchio. Lo aspetto con molto molto interesse. Ciao Luca, mi sono abbonato, grande, ti ringrazio veramente di cuore, grazie a tutti coloro che si abbonano con Amazon Prime, potete farlo gratuitamente, ma dovete rifarlo ogni mese. Vi ringrazio comunque davvero tanto, zero costo per voi, piccola donazione per me, win-win. Potresti riportare dove trovare le migliori pool RemBTC e WBTC per cortesia? Allora, mi ricordo che su Saber, le ultime che avevo visto erano su Saber, che erano interessanti. Adesso arriviamo. Poi c'era su Curve, Polygon CurveFi. Non ti riporto quelle su Ethereum, perché secondo me... Allora, tac... Poi, allora, vediamole una alla volta. Partiamo da Saber. Saber, che ormai quanta liquidità è, veramente volata la sua liquidità. Allora, eccolo qua, BTC RemBTC, 22% di APY, niente male, 10 milioni di liquidità. Poi abbiamo PBTC RemBTC, che è un attimino più delicato perché ci vuole appunto PBTC. Dunque, si può vedere da qualche parte quanto ha mantenuto bene il PEG? Su CoinMarketCap, se non erro, no, non c'è, perché ci avevo guardato. Vabbè, comunque questo è quello di Pi, per capirci. Poi che cosa abbiamo? HBTC e RemBTC, 44% è quello di Huobi, della Huobi EcoChain. E poi, ecco, questo qui mi ero promesso di andarlo a approfondire, ma non l'ho fatto. Ma se non erro è quello di Badger DAO, i BBTC, perché mi ricorda proprio lui. E sarà la versione wrappata su Solana del BTC, interest bearing. IB sta per interest bearing, se non ricordo male, quindi un BTC che genera interesse su Badger DAO, quindi potrebbe essere interessante. Beh, ne parleremo. Allora, Curve, qui abbiamo un 7%, nulla di particolare.
La Tricrypto ormai si sta un po' sgonfiando anche lei, però vabbè, 7% su Curve, cioè Curve comunque ha una certa reputazione. Poi fammi pensare che cos'altro abbiamo, sempre su Po, forse DeFine, fammi vedere se c'era ancora il pool con BTC, vediamo un attimo. A tal proposito, poi anche BadgerDAO mi pare che fosse sbarcato su Polygon. Allora, si sono abbassati abbastanza purtroppo, gli APY su DeFine, perché è stato inondato di liquidità. No, qui non c'è, purtroppo qui non c'è. Andiamo a vedere BadgerDAO, perché anche lui su Polygon aveva pochissima liquidità all'inizio e non c'era niente di interessante, però magari... Ah no, è THBSC. Io mi ricordavo che era anche su Polygon. Interest bearing BTC, eccolo qua. Vedete che è lui, però bisogna capire bene come funziona. Badger Polygon. Fatemi un attimo vedere, abbiate... Eccolo qua, infatti. Badger DAO. Beh, mi sa che se lo cerchiamo adesso vi faccio perdere troppo tempo. Comunque no, confermato intanto che è IBBTC, che tra l'altro lui stesso va, cioè fa, genera interesse, e in più mettendolo nel pool di Saber si genera altro interesse. Poi di altri modi per BTC, dunque, andiamo a vedere un attimo su QuickSwap, se c'è un... Ma non mi pareva anche lì che ci fossero pool particolarmente interessanti, eh? Secondo me sono quelli lì che abbiamo visto, quelli più golosi. Rewards, vediamo, BTC. Allora, no, qua ci sono solo i pool BTC e TH, ma cioè, ormai ci sembra poco anche il 17%. Niente, quelli sono i principali, diciamo. Ciao Luca, quali valori utilizzeresti sull'RSI, su timeframe giornaliero, per capire quando una coin è in un buon momento per essere acquistata o venduta? Sai che non sono un grande fan dell'RSI così nudo, però guarda, vi ricordate il discorso che facevamo l'ultima volta sul segnale che stava emergendo dall'RSI, cioè il breakout dal downtrend, cioè vedete, dai continui lower highs, lower lows. Poi per la prima volta avevamo iniziato a consolidare, avevamo la divergenza perché higher lows e lower lows sul prezzo. Questi sono segnali interessanti, quindi le divergenze e anche un po' di trend analysis, un po' di... Cioè, queste cose qua, c'è cioè un'analisi della RSI Action, chiamiamola in questo modo, fa molto ridere, ma a volte è efficace. Però il mero ipercomprato, ipervenduto lo lascerei lì, sinceramente, perché non è troppo efficace. Allora, cosa ne pensi del fatto che a questo pump di Bitcoin non è seguito un pump di maggiore portata delle alt come la precedente bull run? È solo questione di tempo e finita l'alt season. Allora, queste sono un po' considerazioni che lasciano il tempo che trovano, secondo me, perché ogni movimento è a sé. È sbagliato cercare di trovare delle analogie identiche al passato. Io ti posso dire che adesso le altcoin sono comunque in uno stato di... cioè, non so come definirlo, sono gonfiate molte di esse. Non a caso la Bitcoin dominance, come vedete, rimane estesa a ribasso. Però, se ci fate caso, la Bitcoin dominance, come avevamo visto da un po', è in una situazione che fa venire poca voglia di esporsi in alt. Per quale motivo? Perché le medie mobili sono incrociate a rialzo. C'è un possibile costrutto di bottom, e se il costrutto di bottom venisse confermato e dovessimo cominciare un trend di questo tipo, ragazzi, le altcoin precipitano. Quindi attenzione, perché io ora come ora non lo vedo un momento ideale per esporsi lato speculativo sulle alt. Io è da tempo che non apro posizioni sulle alt, lo sapevo, in generale non apro posizioni in questo periodo. Adesso con Bitcoin vediamo, perché lo short di copertura io lo sto tenendo sotto controllo, è arrivato il mio momento di gloria. E a parte quello, ripeto, le coppie alt BTC non danno tutta questa ispirazione, non fanno venire tanta voglia. Ci sono alcune eccezioni, perché ad esempio se guardate Luna è bullish, ha fatto questo top molto forte con correzione, pam, poi consolidamento qua, breakout, retest,
retest in alto, quindi double top qui, ha costruito insomma un range che se lo andiamo a rompere a rialzo, qui ci sta un setup long volendo. Però in generale il mercato delle alt non mi attira. Rimango coerente con quanto ho detto nelle scorse live. Sono della medesima opinione. Sta nascendo la DeFi di Polkadot Kusama. Ho visto che c'è Karura che ha iniziato a fare cose, però non l'ho approfondita molto bene. Devo ancora darci un occhio. Una domanda su Axi, a livello fondamentale, quanto secondo te sarà utile in futuro? Potrebbe essere una coin da investimento oppure finita la moda del gioco morirà? Allora, se non ricordo male, la coin AXS è come un investimento su un paniere di Axi, una cosa del genere, che vengono divisi in shard, in frammenti, infatti AXS sta per Axi Shard, se non erro. E in sostanza acquistando AXS è come se acquistassi un po' di frammenti di vari Axi, che come fossero dei fondi, non so come dire. Ovviamente è proporzionale alla domanda per gli Axi stessi, quindi maggior più è trending il gioco, più domanda c'è e più il prezzo sale. Alla fine ci sta. E un'altra cosa che è interessante, io me lo sono studiato un po' a parte, adesso non sono neanche preparato perché non credo neanche di essere loggato su questo sito, però se vi ricordate quando abbiamo parlato di Sorare un po' di tempo fa, che sono quelle carte da gioco NFT con i calciatori, cioè NFT di calciatori che in sostanza fanno, cioè tu fai una sorta di fantacalcio, no, con queste carte, e è interessante vedere, adesso no, esatto, non sono loggato, però i grafici qua sono tutti crescenti, cioè ci sono sempre più persone che giocano, sempre più volumi, quindi questi settori qui un po' paralleli, un po' nascosti, nonostante tra l'altro Sorare io avevo pensato che finiti i campionati non se lo filasse più nessuno, ma con gli europei una cosa e l'altra, adesso a settembre ci saranno di nuovo i campionati, la nuova stagione, e quindi non lo so, è interessante perché hanno tenuto tantissimo il prezzo queste carte nonostante il bear market. E che dire, io ci avevo fatto un video su Sorare, se vi interessa buttateci un occhio, però questi games come appunto Axi, Sorare, altri magari legati ad altre nicchie, ad altri settori dell'intrattenimento, funzionano e stanno sempre funzionando e crescendo nonostante il bear market, veramente curiosa come cosa. Poi io ci riprovo, vorrei farti una domanda su Nano, arrivo Come mai questa coin, avendo la tecnologia migliore attualmente in circolazione, addirittura, mamma mia, non lo so, non viene supportata e discussa da nessuno, fa quello che avrebbe dovuto fare Bitcoin, lo fa bene e da anni. Guarda, cioè il problema principale è forse anche quello che dici tu, io adesso non so se funziona davvero così bene come dici Nano, perché non l'ho mai utilizzata ad essere sincero, ma il problema è proprio di adozione, cioè se non c'è dietro un network, non c'è dietro persone che la utilizzano, ma quella è vodka Absolute, sì, esatto, Absolute Pump si chiama, e no, scherzi a parte, se non viene utilizzato su larga scala non serve, ok? E quello è un problema, è un po' tutto lì, non lo so, si vede male, e guarda, prova a dare un'occhiata sotto impostazioni, qualità, puoi modificare la risoluzione. Peccato che Nano abbia un wallet con il 33% delle coin, allora forse è un po' centralizzata, non saprei. Ciao Luca, su Polygon Bunny c'è un pool BTC, IBBTC. Ah, interessante, però occhio a Polygon perché l'hanno veramente exploitato due volte con la stessa, con lo stesso metodo, quindi non lo so, io forse smetterei di usarlo, sinceramente. Conta che gli NFT sono e saranno la bolla di questo fine anno e prossimo, ma secondo me c'è già stata la bolla degli NFT, sai, io ti dico questo. C'è stata questo inverno, nel momento in cui cani e porci arrivavano e dicevano io, ragazzi, io sono un artista, faccio gli NFT, sono un artista digitale, tutti artisti digitali, nati e morti, fortunatamente nel giro di pochi mesi, ciao, ce ne liberiamo molto volentieri, il trend degli NFT è un trend destinato a durare, secondo me, ma senza quella feccia lì. Polygon exploitato? No, Polygon non è stato exploitato Bunny,
Pancake Bunny, Polly Bunny, lì come cavolo si chiama su Polygon. Gods Unchained si sta riprendendo dopo l'airdrop di Immutable X, e infatti hanno fatto anche quell'airdrop lì, poi anche con le soluzioni di scalabilità aiuteranno molto le applicazioni NFT, i games, il play to earn, cioè sono tutti trend destinati a durare, secondo me non ce n'è. Dunque, hai approfondito Yield Up? No, perché sto approfondendo Swissborg adesso, perché me lo chiedete tutti Swissborg, allora mi piace, vi dico, vi anticipo già che mi piace, lo sto approfondendo e ne parleremo. Quali sono i migliori launchpad? Che è launchpad? Cioè ce ne sono mille. Quello di Binance sicuramente, quello di FTX e quello di CoinList, pompano tutti ai massimali e via. E dunque, Dynasty Coin, cosa ne pensi? Mi puzza di scam lontano 70 km, forse anche 80. A parte che per giocare ad Axie servono 1200 dollari iniziali. Ah, e adesso si saranno un po' alzati i prezzi, immagino. È abbastanza in bolla. Attenzione tra l'altro a sta cosa, perché non, cioè nei periodi di bolla non conviene buttarci, sì. Kronos di Crypto.org non sarà un aggiornamento ma una chain parallela, giustissimo, hai ragione, è un modulo che sapete che la blockchain di Crypto.org è basata su Tendermint, che è un SDK, cioè un'infrastruttura sulla quale si può sviluppare, simile a quella di Cosmos per capirci, dove è modulare, si possono attaccare altre chain e fargli fare cose. Questa Kronos, come giustamente dice Riccardo, sarà una di queste chain deputata alla compatibilità con la EVM, la Ethereum Virtual Machine, e la possibilità di esecuzione smart contract basati su Solidity, su EVM e così via. Quindi ci collegheremo MetaMask per capirci, non vedo l'ora ragazzi, giuro, non vedo l'ora, perché mi aspetto dei liquidity mining da volare via, perché quando Crypto.com fa qualcosa la fa a gamba tesa, quindi io non vedo l'ora. Volevo chiederti se possiamo dare un'occhiata ad Audio, era quello su Solana? Purtroppo non lo conosco e non so neanche se ha un grosso... Ah no, sì, guarda, Audio BTC. No, direi che non è su Solana, sì? Allora, io guarda, mi limito a guardare il grafico perché purtroppo non conosco i fondamentali del progetto, mea culpa. Partiamo dal settimanale. Allora, pump parabolico, ritracciamento abbastanza importante. Al momento è andato a ritestare una zona di resistenza. La settimana di oggi apre all'insegna dell'offerta, vediamo, perché se recupera anche questo livello potrebbe essere interessante. Però c'è un po' poco storico, non so bene come cosa dirti, sai. Io non andrei a cercare la posizione, perché io sono un po' perfezionista sulle altcoin, voglio proprio uno storico gigantesco, però può avere il suo perché, può assolutamente avere il suo perché. Dunque, ciao Liu, posso fare una domandozza anche se stupida? Puoi farla, devi farla e non è stupida. Ma gli airdrop di Terra vengono fatti solo una volta? Perché mi costerebbe di più in fee fare il claim che il valore stesso dell'airdrop. Allora, no, in realtà gli airdrop di Terra sono settimanali di solito, e se tu cerchi Terra airdrops ci sono un sacco di applicazioni che ti fanno vedere anche il timing degli airdrop. Ti dico, le fee costano pochissimo, le operazioni su Terra costano veramente poco, tipo 0,5 UST massimo. Quindi è proprio un filtro anti-spam la fee su Terra, per evitare che appunto la gente intasi di transazioni. Conviene fare lo staking di Shiba su Binance? Mio Dio, se vuoi andare a letto sudando, sì. No, scherzi a parte, se vuoi holdare Shiba a tuo rischio e pericolo, sì, cioè, fallo, puoi farlo. Ciao Luca, come posso portare gli FTT da Binance a Saber senza spendere troppo? Scocciatura, perché devi fare il prelievo da Binance, o puoi fare il prelievo da Binance verso FTX e da FTX su Solana direttamente sul tuo wallet Solana, altrimenti secondo me è la cosa migliore, perché altrimenti c'è da usare il wormhole che è il bridge da ERC20 a Solana, mi viene in mente quello, perché Binance non ha i prelievi ancora su Solana. Poi
Sulla bull trap ho visto il video di un tizio che affermava che fin tanto che rimaniamo sotto i 40-42 potremmo ancora rimbalzare molto sotto. Attenzione, sono d'accordo, eh? Cioè siamo ancora in... cioè no, non c'è da cantare vittoria, perché guardate sempre il settimanale quando avete dubbi. E ricordiamoci, adesso come andremo a vedere nell'analisi tra pochi minuti, perché ormai è ora, qua abbiamo il nostro vuoto, al momento ci troviamo qua, abbiamo fatto il dump e lateralità, quindi... questa è la situazione. C'è ancora tutto da dimostrare. Sono aperte tutte le possibilità al momento. C'è domanda, il che vuol dire che anche la domanda sta aprendo un po' di possibilità a suo favore. Se fino a poco tempo fa sembrava essere tutto veramente in preda all'offerta e basta, adesso anche la domanda sta dicendo la sua. Però il quadro generale è sempre questo. Non dimentichiamolo. Poi, quindi tutti su Mirror invece di Uniswap. Ma guarda, Uniswap, cioè, sono cose diverse. Dipende da cosa ti serve. Io su Mirror faccio alcune cose, su Uniswap altre. Cioè, alla fine sono entrambe ottime piattaforme, dai. La penso così. Luca, ma hai risolto con i delinquenti che copiano il tuo canale su Telegram facendo truffe a tuo nome? Guarda, purtroppo non c'è modo di risolvere, nel senso, come vedete, appena faccio un post su Facebook sotto ci sono i commenti di fake che dicono manda un bitcoin te ne rimando due. Su Telegram ci sono, se voi cercate il mio nome vi compaio io e tipo 15 fake, cioè è una piaga che purtroppo io ho segnalato ovviamente a Telegram a tutti, ma non sono abbastanza reattivi. L'unica cosa che io posso fare è avvisarvi, io infatti vi ho avvisato che su Telegram ci sono solo io e il mio canale, sono due i canali ufficiali che ho su Telegram e li trovate, il mio canale vabbè lo trovate ovunque, anche nei miei link su YouTube, qui su Twitch lo condivido e quant'altro. Tra l'altro ce n'è uno fake che c'è anche lo stesso URL con la I al posto della Y, The Crypto Gateway con la I, il mio è con la Y, non cascateci, usate i miei link e basta. E il mio contatto personale di Telegram lo trovate nella bio del mio canale ufficiale di Telegram, quindi sono quei due lì, tutti gli altri sono scam, state attenti, fate molta molta attenzione. Possibile che su Binance non ci sia un modo per mettere a rendita BNB con un APY che abbia un senso? Beh, c'è lo staking e poi, vabbè, lì hai delle funzionalità come la riduzione delle fee, il launchpad, il cashback sulla Binance Card, cose del genere. Cioè, alla fine, dai, il suo perché ce l'ha. Perché ha dei 3K in su? Date un'occhiata alle pool di Popsicle su Ethereum. Lavora su Uniswap V3. Come ottimizzatore di range e gestione del... Ah, interessante. Molto interessante. E Uniswap V3, interessante, proprio per la liquidità concentrata. Molto, molto interessante quello, perché... cioè, alla fine si ottiene di più senza il liquidity mining. Cioè, ci sono degli APY golosi, ma bisogna starci un po' dietro. Questo mi fa paura. Axi passerà di moda e addio. Ma perché deve... cioè... sicuramente la situazione di bolla in cui si trova adesso magari non durerà, adesso c'è solo Axi, se ne parla ovunque, come tutte le cose, però poi se una cosa ha senso di esistere, anche dopo la fase di bolla, poi può crescere, l'importante è non entrare nei momenti di picco, cioè tutto lì, ma anche con Bitcoin è la stessa cosa, è importante capire questo, molto importante. Allora... per farmi rispondere alle domande devo essere subbato, ma in realtà no, io le leggo un po' a campione, ovviamente non potete pretendere che le legga tutte perché siete tanti. Purtroppo per giocare ad Axis servono 3 Axi da $400 l'uno. Alice anche, non perdetevelo. Alice anche quello è curioso, c'è un altro giochino anche lui che c'è mica il semino da innaffiare anche adesso. Cosa ne pensi di Mercurial Finance dal punto di vista sicurezza? Ho notato che è ancora in beta, è stato auditato, grazie. Allora, è in beta, è vero, Mercurial, perché ha ancora pochi pool, due pool. E questi pool sono stati auditati internamente, se non erro. Aspetta che ci andiamo a vedere. Dunque, vediamo. Beta, Dynamic Vaults. No, volevo vedere se c'era qualcosa sugli audit. Ma secondo me no, c'era un audit interno, mi pareva di aver letto, però no, mi pare che, ma anche perché non so se esistono degli standard di audit nel mondo Solana, sai, è quella la cosa che mi chiedo. Al momento
l'esperienza, cioè empiricamente noto che i progetti su Solana non sono, correggetemi se sbaglio, ma mi sembra non siano mai stati exploitati, vuoi perché è un po' più complicato, vuoi perché non è Solidity, non lo so, ripeto, non... Però io lo tratto, cioè per come lo vedo io, lo tratto come una piattaforma abbastanza a basso rischio. È la mia opinione personale, ovviamente. Poi adesso, cioè, non ne vale neanche più tanto la pena, perché il 22% tra un po' ce l'hai su Anchor e basta. Il 16,20 sul 3 pool non è nulla di trascendentale, cioè, non è male, perché il 16% sulle stable non è malaccio, però è pagato in MER. Poi vanno venduti, c'è un po' di spread, insomma, forse adesso non è la soluzione proprio ottimale, ecco. Poi. Ciao Luca, guardavo le farm su Autofarm, possibile che ci siano i PY più alti che sulle farm dirette? Sono veritieri e considera che loro droppano anche il token farm, quindi sono pompati un po' così. Mamma mia, è il momento di guardare un po' di hypertech, hyperfound, quelle robe lì a me non piacciono, io ve lo dico con estrema sincerità, non mi piacciono nemmeno un po', sono quelle robe che mi odorano un po' di BitConnect, poi magari mi sbaglio, è una mia opinione, però io personalmente ci sto lontano chilometri, ok? Chilometri. Allora, andiamo a vedere i grafici. Partiamo dal nostro Bitcoin che sul settimanale abbiamo già visto, ma il settimanale ci dà i livelli chiave poi per partire con l'analisi anche sul daily, quindi 34.600 era il primo che abbiamo ripreso, papam. Poi questo era sul daily, quindi lo vediamo dopo. Il secondo sul settimanale è proprio, vedete, quest'area qua, 39/41.000 pool di offerta. Se ce lo buchiamo, ce lo andiamo a mangiare, andiamo dritti dritti nell'area short di copertura. Allora qui vale la pena spendere due parole, perché oggi mi avete bombardato di domande. Ma l'hai aperto allora lo short di copertura oppure no? Allora, purtroppo no, nel senso che qua vedete la shadow fin lì, ma è solo sul perpetual. Sul future a scadenza dicembre, che è dove puntavo ad aprire lo short di copertura, non c'è andato a finire. E soprattutto, è stata una cosa super impulsiva, a dire la verità non avevo neanche l'ordine posizionato, quindi anche se ci fosse andato non l'avrei filato e mi sarei anche un pelino incazzato forse. Scherzi a parte, lo short di copertura punto ad aprirlo nel caso in cui andiamo a pescare. Lo scenario che voglio seguire è la pesca di liquidità in questa area e poi la respinta verso il basso, quindi come al solito si apre un ventaglio di scelte. Andare a piazzare subito il limit sell adesso, per dire, in questa area, e quindi anticipare la cosa. Qual è il rischio? Che me lo filla e poi continua a pompare, va a finire sopra i 50.000, io rimango col mio short di copertura underwater, non contentissimo. La seconda possibilità è quella di aspettare, di vedere la reazione qui dentro e poi cosa facciamo. Quindi il setup più classico da short sarebbe quello di andare a pescare liquidità da qua e ritornare poi sotto questo livello di supporto, questo pool, insomma una bull trap, per capirci. Andiamo a rompere, peschiamo liquidità e invalidiamo il breakout, e quello sarebbe un setup short. Qual è il contro? Che lo vai ad aprire a un prezzo medio di carico più basso, quindi la mia strategia è la seguente. Io adesso posizionerò una serie di ordini short non fustigatemi in pubblica piazza per questo, ma tra i 42.000 e i 46.000. Qui dentro andrò a fare un po' di ordini short per arrivare a un'esposizione iniziale del 10% circa di copertura short. In seguito, se avrò ragione e quindi ritorneremo ribassisti, sarò contento. Se saliamo sopra i 50.000, valuterò la chiusura in base alla price action. Quindi se andiamo a fare ovviamente un lower high e poi ritorniamo a dampare, io non è che lo chiudo. Se però vedo che andiamo a fare nuovi massimi, a pompare e così via, lo chiuderò un po' alla volta e uscirò in perdita. Quello ovviamente è da mettere in conto. C'è una copertura, la tengo contenuta per ovvi motivi, mi voglio un po' andare a parare dalla possibilità di andare a fare un lower high
e una prosecuzione ribassista, vi ricordo che c'è ancora, eh? Cioè, se noi andiamo a guardare i vecchi massimi, adesso non voglio entrare in modalità gufo, qui su Binance non ci sono, però se andiamo su BitMEX e andiamo a vedere i vecchi massimi, che dinamica avevano, come potete vedere, ecco, era un po' diverso da quello attuale, però c'è stato praticamente sempre un lower high, tac, c'è stato un pump dove si diceva ripartiamo, poi lower high e prosecuzione. Quindi ecco, io voglio pararmi un po' da quell'eventualità lì. Il mio obiettivo era di aprire questo short di copertura non a un prezzo medio troppo basso, perché aprire uno short adesso, nei giorni scorsi, non aveva senso dopo aver perso già il 50%. Infatti vi avevo detto, io piuttosto rimango senza short, vado avanti con il mio ribilanciamento, la mia strategia. Tra l'altro, se apro lo short di copertura, molti mi hanno chiesto spesso, ma perché apri lo short di copertura e non vendi? Perché io, sapete che ho il mio comparto Bitcoin, no? Nel portafoglio, vado a fare i miei ribilanciamenti periodici e quando vado ad aprire lo short di copertura, lui fa parte del comparto Bitcoin. Quindi tutta quella parte lì, i Bitcoin holdati, quelli collateralizzati per lo short e lo short aperto, cubano un tutt'uno in termini di ribilanciamento. Spero che sia chiaro, è un punto delicato e importante. E quindi la ragione è quella: quando vado a ribilanciare considero la mia esposizione più la copertura, e quindi niente, quello è, e il ribilanciamento continua esattamente come ho sempre fatto. Questa è un po' la mia strategia. L'obiettivo è andare a cercare, come vi dicevo, tra l'altro neanche su BitMEX c'è stato lo spike, solo su Binance, andare a cercare la liquidità qua, in quest'area di vuoto. Vedete, qua c'è vuoto. Ed è vero che potrebbe essere una giga accumulazione questa, adesso se partiamo non ci fermiamo mai più. Però c'è anche la possibilità che andiamo a pescare liquidità, facciamo il lower high e poi ritorniamo ribassisti. Visto che la struttura settimanale è ancora compromessa, io seguo comunque questo scenario. Contro il cuore mi direbbe vai long 10.000 per to the moon, però la testa mi dice di coprirmi da questa eventualità. Andiamo a vedere il daily. Allora, sul daily abbiamo bucato un livello in più, perché sul daily avevamo anche un livello importante sui 36.000 qualcosa, qua sopra, questo pool di offerta qua. L'abbiamo bucato oggi, palla di neve, vedete, pam, stop loss, liquidazione, ha bucato addirittura i 40.000 e pam, ed è stato questo il risultato. Se buchiamo in maniera decisa i 40.000, questo top, abbiamo un breakout in piena regola. Andiamo a uscire da questo impasse durato mesi, usciamo a rialzo con una bella carica, perché vi ricordate il discorso che più dura un range e più diventa significativo, ne usciamo e quindi abbiamo una bella carica. A questo punto 45.000 e 50.000 sono i due livelli da cui dipende tutto, perché se andiamo a fare un bearish retest o un falso break e ritorniamo giù, la situazione rimane quella che è, con la struttura di top che è molto forte, rimane molto forte e rimane tale, e un lower high di fatto che va ad appesantire ulteriormente la struttura. Se invece andiamo a riprenderci questi livelli con volumi incalzanti, offerta che fa un passo indietro e quant'altro, allora benissimo, ritorniamo bullish e io sono la persona più contenta del mondo, anche se avrò lo short di copertura in perdita. Perché comunque lo short di copertura è una piccola frazione, ribilancio, ci sono tutte quelle strategie lì. Magari un giorno lo vediamo numericamente, ma secondo me è un concetto abbastanza digeribile, ecco. E che altro dire? Basta, su Bitcoin questa è la situazione. Ecco, la cosa peggiore che adesso potrebbe capitare è quella di fare appunto una bull trap qua sopra da subito, cioè tentativo di break e bam, un dampone gigante, engulfing bearish, roba del genere, che ci riporta all'interno del range, mantiene la pressione ribassista che c'è, la conferma, e di nuovo abbiamo come target poi 30.000, se succede. Anzi, abbiamo primi 36.000, però se facciamo un engulfing bearish, per dire che ci mangiamo già questa al primo, proprio al fake out, cioè il peggior scenario è fare il fake out e perdere sia il breakout finto sia quest'altro in una botta sola, lì ritorniamo assolutamente bearish, quindi attenzione a questa eventualità. Per quanto riguarda il resto, cosa abbiamo di bello? Allora, Ethereum che non convince, di nuovo segue un po' questo pattern, anche se c'è ancora
lo spiraglio di accumulazione, ma ripeto, non mi piace granché. Luna l'abbiamo visto, non è male, è impostato anche abbastanza bene. Poi di altre coin degne di nota, ecco, la capitalizzazione di mercato totale, guardate, ha fatto questo bel tac tac double bottom qua, si è ripresa, è ritornata sopra a quest'altro cluster e adesso sembra volersi un attimino riprendere, e siamo in questo blocco, per capirci, questo blocco qua. Quindi andiamo a vedere se andiamo a zuccare contro gli 1,73, che non sarebbe male, e poi magari anche andare a riprendere il blocco successivo, che aumenterebbe le probabilità di bull market complessivi. Io ripeto, dalle altcoin adesso farei un passo indietro e rimango un passo indietro, rimango a guardare con interesse, ma c'è un rischio veramente, veramente elevato di vederle prosciugate dal fatto che il protagonista è Bitcoin. Guardate Axie, che disastro, meno 25% oggi, un disastro, ha fatto un top in piena regola, e tra l'altro ne avevamo parlato proprio qua, quando avevamo visto questa shadow lunghissima, avevamo detto attenzione, passo indietro, fuori da qui, fuori da qui. E dunque questo direi che è tutto, quindi ci possiamo anche salutare. Vedevo che qualcuno mi faceva qualche domanda su Dino prima, visto che non ne ho parlato oggi, e è la mia ultima settimana in Dino da programmi, perché il mio programma era di fare un paio di settimane di farm su stop pool senza senso, che dà il 2%-3% al giorno su Dino, che è una coin che non voglio dare neanche per errore, è gambling per me questa cosa, e lo volevo farmare 2 settimane, poi iniziare a fare DC out. Quindi di solito quello che faccio è uscire subito con un 20% dell'intero capitale e poi ogni giorno portare fuori un 5% per un'altra settimana e poi tirare fuori tutto di botto. Questa è un po' la strategia che uso di solito per i DCA out. Ci sono anche lì delle varianti, ma in sostanza l'obiettivo è uscire col di dietro parato il prima possibile e massimizzare il rendimento del pool. Però quando si tratta di gambling a questo livello, insomma, la priorità è uscire. Adesso ha fatto un bel guadagno, anche Dino è aumentato di prezzo per via di Bitcoin, quindi non mi posso lamentare, il gamble è andato bene, chi troppo vuole nulla stringe, questa è un'altra regola che tendenzialmente funziona. Tra l'altro nel pool Dino USDC ho visto che c'era entrato anche un fondo di quei pazzi furiosi di fondi cripto, vabbè. Su Twitter c'era, insomma, non è uno scam almeno la piattaforma. Bene, amici, io con questo vi faccio un saluto. Ma fai queste uscite per mitigare l'impermanent loss? Ma no, guarda, l'impermanent loss no, non mi interessa più di tanto su questi pool. Ti dà il 3% al giorno, l'impermanent loss può andare a farsi benedire. L'unico rischio è il dump di Dino. Se ti dumpa Dino, tu realizzi una perdita non indifferente. Amici, di nuovo, vi faccio un carissimo saluto. Mi raccomando, state carichi, state gasati, perché magari i bulls sono tornati. Speriamo, incrociamo le dita, pronto carico con lo short di copertura. Se parte lo short di copertura, sapete già che faremo nuovi massimi, quindi da qua la strada è in discesa. Un carissimo saluto, buona serata, ci vediamo mercoledì alla stessa ora. Alla prossima!